Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo detto, ho detto, che ho desiderato molto essere assieme a voi perché voi siete la mia comunità, voi siete la mia famiglia, voi siete stati consegnati a me nelle mie mani perché io fossi il vostro pastore, il vostro parroco, e cercasse di guidare questo gregge sui pascoli che il Signore ci ha messo a disposizione. Allora è con gioia che celebro questa Eucaristia, senza parlare troppo di me, perché non c'è bisogno. Chi mi conosce sa i miei difetti e sa i miei pregi, sa la mia burberità e sa anche quando posso essere carino e gentile. Quindi non c'è bisogno di parlare tanto di me, ma c'è bisogno di parlare di Dio. È Dio che mi ha chiamato e alla chiamata di Dio io ho risposto il mio sì. Eccomi, Signore, fai di me secondo la tua volontà. È quello che io continuo a dire in ogni omelia, che dobbiamo incontrare il Signore e affidargli la nostra vita, affidargli il nostro cuore. Perché abbiamo ascoltato nella lettura che abbiamo appena letto che la donna, l'uomo che crede, che vive nel Signore è fortunata, è beata, è beato, perché il Signore lo ricompenserà di tutti i suoi, di tutti i beni, gli darà molto di più di quello che lui ha dato o lei ha dato. E così è per noi. Noi abbiamo messo la nostra vita nelle mani del Signore ed egli l'ha presa questa vita e ci ha mandati nel mondo per essere testimoni dell'amore del Signore, prima di tutto, prima ancora delle leggi morali, prima ancora delle leggi, prima di ogni cosa ci manda nel mondo per amare gli uomini, per amare l'umanità, quell'umanità che Dio ha talmente amato da mandare il proprio figlio estendere le sue braccia sull'albero della croce, e con questa morte ha dato a noi la possibilità, morte e risurrezione, ha dato a noi la possibilità della vita per sempre, della vita eterna. Di questo noi dobbiamo essergliene grati. Ecco, il sacerdote non è il capo di tutto e di tutti, è colui che cammina, come dice il Papa Francesco. Cammina assieme alle sue pecore, anzi il Papa dice qualche cosa di più, deve puzzare dell'odore delle sue pecore. E quindi il pastore è colui che sta in mezzo al suo gregge, perché difende il suo gregge, lo protegge dalle insidie del male. Il pastore è colui che se vede giungere il lupo non fugge, perché se fugge il pastore, il lupo entra dentro il gregge, lo disperde, lo sbrana, lo disperde, lo caccia via. Il padrone è colui che resiste, il pastore è colui che resiste anche agli attacchi per difendere le proprie pecore, per difendere il proprio gregge. Ecco, il pastore è questo, è colui che è docile alla parola del Signore, è colui che sa amare coloro che gli sono stati affidati, è colui che sa donare con generosità, con carità. Questo è il pastore. E noi abbiamo bisogno in questa nostra chiesa, abbiamo bisogno di tanti pastori. Vedete, in queste sere che io ho incontrato i genitori, ho insistito molto sul ruolo che la famiglia ha nel fare delle scelte con i propri figli. Ho insistito molto sul fatto che quando questi vostri figli, che oggi sono dei bambini, diventeranno grandi, è la famiglia che deve spiegare a questi ragazzi che assieme a tutte le proposte che sono le proposte del mondo, delle diverse professioni, delle diverse missioni che noi possiamo fare, c'è chi può fare l'ingegnere, c'è chi può fare il maestro, c'è chi può fare il dottore, c'è chi può fare l'avvocato, il notaio e così via, lo scienziato. Ecco, in mezzo a tutte queste possibilità di
di missioni o di vocazioni, perché quando uno assume un lavoro come vocazione, non è più un lavoro, è una vocazione. Se io divento ingegnere e lo faccio per vocazione, allora starò attento che dentro, che intanto che costruisco un ponte, nel ponte ci sia il ferro necessario, il cemento necessario, perché questo ponte non cada e perché gli uomini non muoiano sopra i ponti. Perché se io costruisco un ponte fatto male, perché il mio unico desiderio è guadagnare, e quindi per guadagnare tolgo del ferro o tolgo del cemento, allora il mio è un lavoro, non è una missione. Ma se io sono un ingegnere cosciente, allora fare in modo che quel ponte sia fatto con tutte le caratteristiche, perché la mia è una missione, dare una possibilità di passaggio a delle persone. E così il medico, se il medico fa il medico solo per avere più pazienti e poi non li visita, o avere più soldi, non è una missione, è un lavoro. Ma se un medico sta accanto ai propri pazienti, soprattutto a quelli che sono più in difficoltà, soprattutto coloro che hanno bisogno di questa presenza, allora la sua diventa una missione. Ecco, in mezzo a tutte queste cose che i vostri figli fanno, c'è un'altra proposta che non viene dal mondo, ma che deve venire dalla famiglia. Sappi che in mezzo a tutte queste proposte ce n'è un'altra, c'è un'altra missione, che è quella che tu puoi dare la tua vita, consegnare la tua vita nelle mani del Signore in maniera gratuita, senza nulla ricevere, e dire al Signore: fai di me ciò che tu vuoi. E dire ai propri figli che c'è anche la possibilità di essere sacerdote, c'è la possibilità di essere religioso, religiosa, c'è la possibilità di dare la nostra vita al Signore, perché il Signore la giochi sul piano dell'umanità e attraverso i nostri fratelli, per i nostri fratelli. Quanti genitori fanno questa proposta ai loro figli? Io credo nessuno, perché probabilmente nessuno è cristiano. Noi siamo cristiani perché siamo battezzati, ma non perché viviamo una vita cristiana, non perché viviamo la vita che Cristo ci chiede di vivere, la vita nella preghiera, la vita nella solidarietà, la vita nell'accoglienza, la vita nell'amore. E questo vale per tutti. Noi siamo cristiani solo perché siamo battezzati, perché vivere cristianamente è molto difficile. Non è semplice vivere cristianamente, si fa fatica e qualche volta cadiamo, qualche volta non ce la facciamo, ma con l'aiuto del Signore noi ci rialzeremo. Voi pensate che per me sia stato facile diventare sacerdote? Voi pensate che per me è stato facile in questi 45 anni dare la mia vita al Signore per il vostro bene, per i beni delle comunità che ho visitato, per i paesi lontani, per quelli vicini, per quelli di oggi che sono qui? Voi pensate che sia stato facile? Ma soprattutto voi pensate che sia stato facile? Io sì, al Signore. Quando io ero bambino piccolo, 9 anni, persi padre e madre in una volta sola, con un fratello handicappato. Voi pensate che io sia stato felice, no? Mi sono adirato contro Dio. Non sono più entrato nella porta della chiesa per anni, finché non ho avuto 18-19 anni. E poi è successo qualche cosa. È successo qualche cosa nella mia vita. È successo questa apertura che sicuramente io portavo dentro, perché gli insegnamenti che mi erano stati dati dai miei genitori, finché hanno potuto, e da mia nonna, gli insegnamenti erano gli insegnamenti cristiani. E a un certo momento è scattato qualche cosa dentro di me e mi sono detto: hai perso tanto, Angelo, hai perso tanto, ma puoi dare tanto,
alle persone che perdono come te. E quindi ho detto al Signore: Signore, se mi vuoi, sono pronto. Signore, se mi vuoi, sono disponibile. E il Signore ha preso sul serio la mia proposta e mi ha detto: sì, ti voglio con me per sempre. Ecco, amici carissimi, sono diventato sacerdote e certamente morirò sacerdote, perché la mia vita è nelle sue mani. E come un marito e una moglie che si sono promessi amore nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non ci separi, e statene tranquilli, di cattive sorti ce ne sono tante, ma con l'aiuto del Signore noi le supereremo. Vi ringrazio per la vostra presenza, vi ringrazio per essere qui a pregare il Signore con me, che è l'unica cosa importante, pregare il Signore. E vi raccomando, nelle vostre famiglie parlate di Dio, perché noi abbiamo bisogno di vocazioni, abbiamo bisogno di sacerdoti. Quando le comunità non hanno più i sacerdoti, faranno come il popolo di Israele nel deserto, quando hanno perso Mosè che è andato sul monte Sinai, si sono messi ad adorare gli animali. Una comunità che non ha un sacerdote, prima o poi si creerà un Dio e amerà quel Dio che non è nessuno, perché avrà orecchie ma non sente, bocca ma non parla e occhi che non vedono. Non vedono la nostra gioia, non vedono la nostra disperazione, non odono il nostro pianto, non odono il pianto del mondo. Allora, amici carissimi, fratelli tutti, chiediamo davvero al Signore che mandi operai alla sua messe, che mandi santi sacerdoti, non sacerdoti qualunque, ma santi sacerdoti che sappiano amare il Signore e farlo amare. Fratelli e sorelle carissimi, sentitevi amati dal Signore. Thank you.
Santo Monte di Cefalù.